Ultimamente abbiamo avuto un piccolo problema con la canalina dell'albero e la ralinga della randa. Diciamo la vela in se stessa era un po' troppo vicina alla ralinga, che diciamo è quella che è la corda che serve per issare la randa dentro la canala dell'albero. Qui abbiamo asportato il pezzo vecchio. Abbiamo inserito un pezzo di teflon di plastica rigido che potesse essere più solidale quando entro la canala. Dopodiché abbiamo ricucito l'inferitura della vela e abbiamo rinforzato l'ultimo pezzo con della fettuccia di teflon per fare in modo che sia un po' più resistente, ma soprattutto che sia un po' più scivoloso all'interno della canala stessa, perché è di carbonio. Di solito le corde si fermano a questo punto, invece ne abbiamo fatto una piccola prolunga che potete vedere, perché questo permette una maggiore superficie della corda all'interno della canala stessa, e quindi diciamo quando la stecca puntale che vedete che è chiamata anche picco, che è molto lunga in questo caso, quando la vela fa molto forza, abbiamo fatto in modo che questa piccola prolunga permetta alla vela di essere ancora più dentro alla canala, come ho detto prima, ed essere più solidale con l'albero. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto, abbiamo anche scucito queste fettucce, abbiamo spostato questo anello leggermente più indietro in modo che la drizza della randa possa lavorare un po' più in trazione verso la parte anteriore, e così contrapporsi un po' alla forza che fa il picco quando la randa viene piazzata.